Ciao a tutti, sono Fabrizio, sono in sinestesia dal 2016 e mi occupo prevalentemente di sales e marketing. Valutare una persona che entra nel mio team, sì, è un'attività molto impegnativa che richiede un grande senso di responsabilità. Io sostanzialmente ho voluto tre cose. Sicuramente prima di tutto c'è un aspetto di profondità tecnico-professionale, perché il lavoro che facciamo richiede delle competenze che sono anche codificate in percorsi di studio o altre esperienze pregresse lavorative. Poi faccio, ed è una cosa che per me è molto importante, un'analisi dell'attitudine della persona a livello empatico, a livello comunicazionale, perché penso che questo sia effettivamente un fattore distintivo di successo, perché noi viviamo di per sé in un mondo che evolve alla velocità della luce e poi quello che facciamo noi è, se possibile, va a una velocità ancora maggiore, quindi questa capacità e questa attitudine ad avere il giusto imprinting culturale è davvero rilevante, così come il terzo punto, che è la capacità di ascolto. Noi siamo chiamati a dare delle risposte complesse a problemi che sono espressi in maniera semplice, ma possono essere davvero molto complessi e articolati. Quindi una delle cose principali è la capacità di ascoltare e ovviamente di comprendere quello che i nostri clienti e le persone con cui ci relazioniamo ci dicono ogni giorno. Questo penso sia il punto differenziante. La capacità professionale è la base, ma senza la capacità di ascolto, una capacità empatica e una stessa, diciamo, un stesso intorno culturale, l'efficacia è davvero molto molto bassa. Quindi per me questo è importantissimo. Allora, prima di tutto stigmatizzo che è davvero cambiato moltissimo. Io ho 52 anni, sono vecchissimo e quindi ho vissuto altre ere del mondo del lavoro e la rivoluzione digitale, la rivoluzione tecnologica ha creato una discontinuità, io dico schumpeteriana, perché mi ricordo solo Schumpeter dall'università, quindi veramente una distruzione creativa, è stato un cambiamento epocale. Questo cambiamento ha portato, secondo me, moltissimi benefici, moltissima efficacia, moltissima efficienza, ha portato anche moltissima libertà, ha portato un miglior accesso all'informazione e penso che questa sia una cosa estremamente positiva e che garantisca emancipazione, la possibilità di formarsi una idea. Credo però che poi chi conosce la tecnologia, chi la domina e chi domina questi meccanismi di comunicazione, no, che oggi sono ubiqui, io dico sempre che al mondo ci sono più persone che hanno uno smartphone di quelle che hanno accesso all'acqua potabile o che hanno uno spazzolino da denti, perché è vero, sembra assurdo ma è vero, ma ha portato anche una distorsione del sistema, perché chi sa utilizzare questi meccanismi a volte li utilizza contro di noi, no? Ci sono moltissimi esempi, li vediamo nella politica, nelle campagne elettorali, ci sono moltissime teorie, no? La bolla di filtraggio o bubble theory, ecco, quindi questo secondo me è una grande minaccia. Penso che ci sia una risposta, e la risposta sia sempre la stessa per tutti i problemi che ci affliggono: la cultura, cioè quindi la capacità delle persone di conoscere il mezzo, di conoscere il mezzo tecnologico, di utilizzarlo in maniera consapevole. E quindi ci sono una risposta della cultura che forse è un po' utopica, utopistica. L'altro ovviamente potrebbe essere la regolamentazione, quindi avere qualcuno che ci aiuta a gestire questi mezzi, anche se qui ho un'opinione un po', non sono convintissimo, poi bisogna capire chi sono i regolatori e chi regola i regolatori, e certamente un po' di anarchia ha fatto tanto bene allo sviluppo della tecnologia e alla diffusione dell'informazione, quindi ci sono tante opportunità, sono difficilmente manovrabili. E penso che anche questo sia un po' una delle missioni che abbiamo noi come azienda, no? Utilizzare consapevolmente la tecnologia, diciamo, far sì che diventi uno strumento per i nostri clienti, e mi viene in mente adesso anche progetti come Future Makers, io li ritengo veramente formidabili, perché quando io sento parlare di utilizzo consapevole della tecnologia nei ragazzi, oltre a tutto quello che ho detto, ci vedo anche proprio la limitazione ad alcune minacce che effettivamente il mondo digitale
il mondo di internet offre ai più giovani. Adesso, ultimamente ne ho fatta mia una, che è attribuita a John Lennon, ma come sempre quando si parla di citazioni non so se sia vero o no, ma a me piace particolarmente, che suona più o meno come: la vita è quello che ti succede mentre decidi cosa fare. Credo che fotografi l'atteggiamento giusto, la costruttività, l'intraprendenza, anche il senso del dovere che ognuno di noi può avere nel suo grande, nel suo piccolo, nel fare il suo percorso umano e professionale.